Salve a tutti, continua il mio viaggio nel Kyushu e oggi vi porto all'inferno. Continua il mio viaggio nel Kyushu, oggi vi porto all'inferno, come è scritto qua, Umijigoku, il mare infernale. E sono a Beppu, una città appunto sempre nel Kyushu, sono qua da 3 giorni nel Kyushu, veramente un viaggio che mi sta piacendo tantissimo. Molto bello questa zona, sia dal punto di vista naturalistico che anche dal punto di vista delle persone. Qual è la particolarità di questo posto in cui vi porto oggi, che è Beppu, che non è nella prefettura di Fukuoka dove sono stato nei giorni scorsi, o a Kumamoto, ma è nella prefettura di Oita, che è nella parte nord-orientale del Kyushu. La particolarità di questa cittadina è la presenza di queste terme. Vedete, si può forse notare già fumo da tutte le parti. Di là poi lo vedrete di un altro colore, questo invece è rosso. Forte odore solfureo ovviamente, di zolfo. Per poter andare a vedere questa cosa bellissima bisogna passare, come sempre in Giappone, l'immancabile shop. Guardate che bellezza, con il tori qui sulla destra e il mare infernale blu, bellissimo. Guardate qua, non so se si vede, ma nel mezzo c'è una roccia da quale parte un geyser enorme, un getto tremendo che viene proprio da sottoterra. Guardate che bel colore. Guardate qua, questa vista stupenda su questo inferno, su questo girone infernale. Questa è una delle foto più famose dell'inferno e anche una delle nostre foto che usiamo per pubblicizzare il Giappotour Reiwa, che viene qua proprio in primavera. Molto bello qui, dai, cioè proprio bello. Questo che vi ho fatto vedere ora è solo uno dei 7 inferni che compone tutta l'area. In quest'area qua in particolare ce ne sono 5 e poi ce ne sono altri 2 in un'altra area un pochino più lontana da qua. Questo posto qua, sia l'Umijigoku che tutti gli altri 4 di questa zona, sono facilmente raggiungibili dalla stazione con un pullman, con una linea di pullman che parte ogni quarto d'ora circa dalla stazione centrale di Beppu, raggiungibile in 20-25 minuti, qualcosa di più dipende dal traffico. Potete inoltre acquistare per il pullman il biglietto con cui potete viaggiare a Beppu tutto il giorno con l'autobus quanto volete, prendendolo quanto volete. Questo biglietto costa 900 yen, quindi circa 8 euro. In più, con questo biglietto qua avrete diritto ad uno sconto di 200 yen sull'acquisto del biglietto totale per tutti gli inferni, che costa 2000 yen. Allora, se voi volete visitare solo uno o due inferni, costano 400 yen l'uno, quindi 3 euro più o meno. Se invece volete visitarli tutti quanti, costa 2000 yen il biglietto totale, è già 7x4 fa 28, quindi risparmiate. Inoltre, se acquistate il biglietto dell'autobus, che è conveniente se girate tutte e 7, vi fanno un ulteriore sconto di 200 yen sull'acquisto del biglietto da 2000 yen. Per cui, se venite a Beppu, fatelo. Questo invece, vedete, è poco più là, prima ero lì quando stavo parlando, adesso invece vi porto in questa parte qua e poi cambiamo inferno. Questo è un santuario shintoista dedicato alla divinità Inari. Adesso vedete, sono tutti tori e poi 2 ragazzi che stanno pregando su in cima. Ok, per questo inferno è tutto, non ci resta che cambiare il girone infernale. Abbiamo cambiato adesso girone infernale e qui siamo a Onishi Bozu Jigoku, la cui particolarità è quella di avere questo sbuffo qua, praticamente questo vapore che viene giù da di sotto, questa terra che bolle in continuazione. Bellissimo qua. Qui ci scorre un fiumiciattolo e questo praticamente è un posto in cui si possono mettere i piedi a bagno, vedete? Ashiyu si chiama. È già caldissimo anche solo standoci sopra, veramente tremendo. Gli inferni che abbiamo visto finora sono 2 appunto, il primo Umijigoku e l'altro che è di qua. La strada poi, vedete, qui è segnato in giapponese, comunque c'è scritto Tsugiwa Kamadojigoku, insomma questa freccia qua. Gli altri 3 bisogna un attimino camminare, non molto in realtà, però comunque sono segnalati e sono qui sotto. Ma vedete lì dove ci sono le macchine ferme, lì c'è il semaforo e il pullman arriva lì. Qui vedete c'è la strada Jigoku Meguri Dori, praticamente questa strada qua, segnata, ovviamente tutto in giapponese ripeto, vi porta fino ai prossimi 3 inferni. Siamo arrivati nell'altro girone infernale, questo si chiama Kamado Jigoku. Ah, questo lo prendo, eh. Qui mangiano l'uovo
Bene, qualcosa prendo adesso. Bello anche questo, 95 gradi. Più o meno come l'altro, vedete? Stesso colore. Andiamo a vedere di là. Non so che sta facendo, non ho sentito. Ah, qui è rosso. Non so che ha fatto comunque, prima soffiava. Non so se l'ho detto finora, ma questa è zona di Terme, ma qui è impossibile fare... mettersi qui dentro, qui c'è 95 gradi l'acqua, troppo. Per me è troppo anche 50, però qui ci vanno 45-50 gradi, per loro è quasi normale. Vedi, più sbuffa e più sbuffa. Più soffia e più sbuffa. Che è quello che ha fatto prima lui, infatti, ho capito. Adesso ho capito. Ah, e qui invece c'è tipo quello di prima, vedete? Con qui il fango, insomma, la terra che ribolle. Questo mi piace tanto a me, Molto bello. Come avete visto è un po' come venire in un parco di divertimenti a tema onsen, se avete fatto caso. Qui vedete, adesso vado, potete mangiare l'uovo, tutto quello che volete mangiare, facendo Fashinryu, praticamente le terme per i piedi, per le gambe, in acqua, calda ovviamente, non a 95 gradi. Ma ora non può essere un posto del genere senza mangiare un uovo cotto con il calore delle onsen, appunto. Ecco qua l'uovo, che adesso andrò a sgusciare con calma. Eccolo qua, adesso l'ho sgusciato, come vedete è marrone, ora non riesce bene a mettere fuoco, mi copro gli occhi. Essendo cotto con il vapore delle onsen ha preso questo colore più scuro, insomma. Adesso assaggiamolo, ci ho messo un po' di sale sopra, qui praticamente potete metterci la salsa di soia, potete metterci il sale che è qui sopra, adesso assaggiamolo. Buono, devo dire che ha un retrogusto solfura molto forte, però è buono, guardate com'è dentro. Vediamo se riesco a fare come le make up artist, eccolo qua. Questo è come si presenta dentro e questo è il colore, come vedete. Ennesimo uovo della settimana, in Giappone se non ne mangi almeno 10 non sai nessuno. Però è buono, non è per tutti, credo, un sapore un po' particolare. Sentiamolo con un goccio di salsa di soia. Forse anche meglio. Altro girone infernale, questo è Uniyama Jigoku. Qui l'acqua è a 99,1 gradi, quindi bolle, si potete buttare la pasta anche qui e ve la cuoce. Qual è la particolarità di questo posto? È anche detto Crocodile Park, perché ci sono i coccodrilli. Non qui, perché qui muoiono i coccodrilli ovviamente. Ma qui c'è uno scheletro di un coccodrillo. Qui c'è un coccodrillo gigantesco proprio, lungo 4 metri, 5 metri con la coda, ovviamente imbalsamato, insomma. Questo è nato nell'anno Taisho 12, quindi vedete 1923. Ah, ed è morto a 73 anni. È morto nell'anno Heisei il 30 agosto, Heisei 30 e 1997 più o meno. È nato nel 23. No, scusate, 96, perché 73 anni. Era un po' grande questo, guardate qua. 5 metri in fondo, quasi 5 metri, 4 metri e mezzo più o meno. Questo è proprio dove sono i coccodrilli, Qua si stanno scannando i coccodrilli. Cavolo grande che è anche questo. Sembrano tutti finti, la bocca aperta. Oh, quanto è grande questo? Ah! Guardate che coccodrilli enormi che ci sono qua. Cioè, devo dire che mi fa un po' paura qui. Già stargli fuori mi sta paura. Alcuni sono giganteschi. Guardate quello nel mezzo. Ora, purtroppo non lo posso, cioè non mi va di sporgere la mano, non si sa mai. Che mi cada la macchina o che mi venga azzannato da un coccodrillo. Il braccio. Guardate qua, che sono giganteschi. È la prima volta che vedo coccodrilli dal vivo, credo. Ecco, i bambini hanno fatto qualcosa e hanno avuto paura, i bambini. Ancora. Stanno lottando tra di loro. Fanno più o meno lo stesso rumore che facevano i velociraptor in Jurassic Park. Sprendono a testate. Tanto qui sotto sta... No, meglio che vado via, perché comunque il coccodrillo non è un animale pacifico. Questo è 6,28, quindi mamma mia quanto è grande questo. Ichiro si chiama questo coccodrillo. Adesso cambiamo zona,
l'ultimo di questi 5 che è scritto qui dietro, vedete? Shiraike Jigoku. Shiro, in questo caso Shira. Shiraike vuol dire stagno bianco. Ed è qui sotto, è l'ultimo dei 5 della zona. E ora ci andiamo. Ed eccoci arrivati all'ultimo inferno di qua. Shiraike Jigoku. Comunque molto bello qua, devo dire. Cavolo, quanto vapore che esce da lì. Vedete, qua c'è anche molto tradizionale. Molto bello, guardate. Questa è la visione dello stagno dall'alto. A parte che la giornata è molto bella, ma è anche, forse è ancora più caldo per via di queste cose qua, perché è veramente caldo. Passando vicino poi all'acqua è caldissimo. Sono arrivato al sesto inferno. Questo si chiama Shinoike Jigoku. Chi vuol dire sangue. Quindi questo è lo stagno di sangue, inferno dello stagno del sangue. Guardate qua, questo è tutto rosso. Fa impressione questo qui, veramente. Impressionante. È rosso, più che altro è arancione. C'è la sabbia che è di questo colore qua. Adesso andiamo sopra perché da lì, insomma, si vede ancora meglio questo. Qui sopra si può salire. Credo che si possa fare il giro. No, non si può fare il giro, finisce qui. Perfetto, ho parlato troppo presto. Questo è uno di quelli che è consigliato tra i più fotogenici. Anche se oggettivamente non è il più bello comunque. Il più bello è il primo, Mujigoku è il più bello di tutti. Penso che siate d'accordo con me su questa cosa. Guardate, anche qui, come in tutti i posti, c'è a Shiyu, c'è la possibilità di fare le terme per i piedi con l'acqua calda. Ed eccoci arrivati all'ultimo degli inferni. Questo praticamente da sottoterra viene fuori un geyser. Però adesso non c'è, perché insomma non è che spruzza sempre. L'acqua esce tra i 100 gradi e i 150 gradi, c'è scritto di qua. Sta fermo per circa 30-40 minuti. E poi erutta, diciamo, il gas per circa 6-10 minuti. Sono circa 50 metri sottoterra, viene questo getto, però adesso non c'è neanche molto tempo, quindi non posso stare qui ad aspettare. Ho chiesto, l'ha fatto da poco, quindi non credo che riuscirò a vederlo. Devo tornare alla stazione e non ho tempo. Comunque, anche questo qua fa parte del biglietto compreso nei 2000 yen, che dicevo all'inizio. 1800, anzi, se avete il biglietto dell'autobus, che è necessario per arrivare fino a qui, perché sennò spendereste di più di 900 yen. Il video di Beppu finisce qua e finisce da qui. Adesso vi faccio vedere. Non avevo molto tempo per finire perché mi dovevano venire a prendere. Ecco dove sono adesso. Questa è la baia di Beppu. Purtroppo, se avevo la camera sul lato di fronte era ancora più bello. Qui c'è quest'area un po' così. E sono in questo resort in cui alloggeremo anche con il Giappo Tour Reiwa. Qua ci sono le onsen, perché comunque Beppu è una città molto famosa per le terme, una delle più famose di tutto il paese. E quindi, se venite qua, oltre agli inferni, potete andare anche nelle terme che ci sono sparse per la città. Oppure, come nel nostro caso, come sto facendo ora, potete, se dormite a Beppu, alloggiare in un ryokan tradizionale, in un resort, quello che è, che sicuramente ha le onsen private e potete tranquillamente divertirvi. Tanto qui l'area è termale ovunque, perché è tremendo qui, il fumo c'è praticamente da tutte le parti, esce fuori. Stasera sono qua e forse farò una cena tradizionale, magari ve la faccio vedere, e noi ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Mettete mi piace, condividete, seguitemi su Instagram, Facebook, Twitch per le live, e ciao, al prossimo video.